Questa per la legge è comunque una nave pirata che gira con il suo tesoro prezioso nella stiva. Ci troviamo a Metropolis, che è un'occupazione abitativa dove vivono 200 persone, migranti e precari provenienti da tutto il mondo, e che ospita il primo museo abitato del pianeta Terra, che si chiama MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis. C'è un'occupazione abitativa che nasce nel 2009, quando 200 migranti precari provenienti da tutto il mondo entra dentro questo relitto urbano per farne la loro casa. Mamma non è più la mia visione, no? Quella lo è stata per un momento, quando ho detto: ma facciamo un altro gioco a Metropolis, portiamo la situazione del Museo d'Arte Contemporanea, che è nello slum, cioè il posto che nessuno vuole vedere. Poi, nel momento in cui è stato accolto dal primo artista e poi dal secondo e poi da oltre 300 artisti, questo è un progetto che non è più mio, è di tutti. Ovviamente degli abitanti che vivono a Metropolis per primi. Sono persone che vengono un po' da tutto il mondo. Ci sono i marocchini, ci sono i peruviani, ci sono gli eritrei, ci sono gli ucraini. Insomma, è una bella comunità meticcia, però al di là delle provenienze, delle differenze, eccetera, ormai sono tutti, diciamo, metropoliziani.